Allora Adrian, sabato partita difficile sul campo dell'Avellino, come vedi questa trasferta? Campo molto caldo. Sì, per fortuna fa freddo, almeno no, un campo caldo, loro vengono da una serie positiva, però Rimini non deve aver paura dell'Avellino, massimo rispetto, andremo a fare la nostra partita cercando la vittoria come in tutti i campi. L'Avellino squadra che occupa molto bene le fasce con Pepe e Ciotola, mancherà invece De Zerbi, ecco. Quindi un tuo parere su quale tattica migliore può essere quella che adotterà Rimini per battere l'Avellino? Ah, la tattica deve essere quella delle ultime partite. Sicuramente manca un giocatore importante come De Zerbi, però credo che Rimini deve andare a fare la sua partita. Se la fa come la sta facendo ultimamente, non deve avere assolutamente paura dell'Avellino. Quando il gol, insomma, manca un po' da tempo. Me lo chiedo anch'io. Spero da sabato di iniziare a far gol. Però l'importante credo che, come ho sempre detto, è la squadra e non è il singolo. Siamo qui con Daniele Vantaggiato, ti chiediamo subito come vedi la partita in terra campana contro l'Avellino. Ah, sicuramente sarà una partita molto difficile. Loro sono una squadra che si sta riprendendo e sta facendo dei buoni risultati, mentre noi andremo là per cercare di vincere, perché un pareggio non serve a nessuno. Ti chiedo subito una cosa che ho chiesto anche ai tuoi colleghi, un giocatore dell'Avellino che toglieresti? Ma sinceramente dell'Avellino conosco poco, perché io ultimamente sto seguendo poco la Serie B, quindi non sarei chi togliere. L'importante è che continui a segnare sempre per i Rimini, gol fantastici come quello di sabato. Complimenti davvero, Daniele. Grazie, sicuramente spero di continuare a fare gol perché servono a Rimini per cercare di trovare la salvezza prima possibile. Ti stuzzico un attimino e ti chiedo, quanti gol vorresti arrivare quest'anno, se hai una previsione? Ma sinceramente fino adesso non mi sono messo nessun obiettivo, io spero di fare più gol possibili, come ho detto prima, cercare, la prima cosa importante è adesso cercare la salvezza, poi una volta raggiunta la salvezza, che verrà anche molto più facile altre cose, cercherò di mettermi un obiettivo personale. Un'ultima domanda, se a gennaio dovesse arrivare una chiamata dalla Serie Ma se arriverà una chiamata alla Serie A sicuramente la prenderò in considerazione, però ho già detto ad altre persone come altri giornalisti, io resto volentieri qui fino a giugno. A. Allora una battuta col mister, come vede la partita con l'Avellino? Vedo una partita chiaramente alla nostra possibilità, però difficile, così in un campo notoriamente duro, però con la prospettiva e la. Una grande fiducia di poter riuscire a fare un buon risultato. Ci sarà Pellicori, non ci sarà De Zerbi. Quale giocatore toglierebbe alla formazione irpina oltre ai due suddetti? Ma mi verrebbe in mente in questo momento il giocatore l'ungherese, mi sembra, il difensore che è Vasco, che ha fatto nelle ultime due partite ha fatto gol, e quindi in questo momento è il primo che mi viene, però insomma. Ogni squadra comunque ha, come dire, dei giocatori su cui puntano. Loro in questo momento mi sembra che puntino particolarmente su questo giocatore, soprattutto nelle panne attive, per sfruttare l'altezza di questo ragazzo che è un ragazzo molto alto, quasi 2 metri.